questo nuovo video. Voglio farmi perdonare perché non ho lasciato 2 giorni senza fare video, quindi oggi voglio fare una canzone bella, famosa, che sicuramente tutti conoscerete perché è spopolata in questi mesi. Sto parlando di Faded di Alan Walker, quindi anche nuovo artista, non diciamo artista recente. Andiamo subito a vedere gli accordi di questa canzone perché è molto facile. Allora, praticamente questa canzone, il bello di questa canzone è che sono 4 accordi per la strofa e il ritornello, quindi abbiamo strofa e ritornello, 2 parti, e noi semplicemente sono 4 accordi e il giro lo ripetiamo, ok? Ovviamente con una seconda chitarra magari potrete fare la parte in cui fa le noticine della canzone house, tra virgolette, ok? Allora, gli accordi in questione sono Mi minore, Do maggiore, ok? Sol maggiore e Re maggiore, ok? Andiamo ad analizzare questi accordi. Abbiamo il Mi minore, lo formiamo col primo dito sul secondo tasto della 5ª corda e il secondo dito sul secondo tasto della 4ª corda. Segniamo tutte le corde. Do maggiore, primo dito sul primo tasto della 2ª corda, secondo dito sul secondo tasto della 4ª corda e terzo dito sul terzo tasto della 5ª corda, ok? Alla 5ª corda in giù. Sol maggiore, quarto dito sul terzo tasto della 1ª corda, terzo dito sul terzo tasto della 6ª corda e secondo dito sul secondo tasto della 5ª corda, ok? Suoniamo tutte le corde, finiamo con un Re maggiore, quindi mettiamo il nostro secondo dito sul secondo tasto della 1ª corda, terzo dito sul terzo tasto della 2ª corda e primo dito sul secondo tasto della 3ª corda, ok? Suoniamo dalla 4ª corda in giù, mi raccomando, quindi strofa. You were the shadow of my life, did you feel us? Another star, you fade away, our friends out of the sight, when you see us alive. Incominciamo il ritornello, quindi come avete visto Mi minore, 2 pennate, proprio manteniamo easy la cosa, Do maggiore, Sol maggiore, okay? Sempre questi 4 accordi, Re maggiore, ritornello, sempre le solite accordi, quindi Where are you now? Mi minore, Do maggiore, ok? Where are you now? Sol maggiore e Re maggiore, ok? Direi che magari non ha aumentato un po' il ritmo e andate a fare le pennate, quindi Where are you now? Spero vi sia piaciuto, che vi date gli accordi di questa canzone, sono anche abbastanza facili, quindi nulla di complicato. Fatemi sapere cosa ne pensate scrivendomi un commento, iscrivetevi se non l'avete fatto e vi ho aiutato. Noi ci vediamo al prossimo tutorial. Bello!